Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo della seconda stagione di Loki che si è conclusa oggi. Per me che sto registrando, come sempre, anche questo video sarà registrato in questa modalità podcast, sempre per lo stesso motivo e stesso problema che c'è stato per la recensione di The Marvels, che vi lascio ovviamente nella scheda. E introducendo brevemente il mio pensiero riguardo questa serie, devo dire che assolutamente era iniziata in modo giusto, secondo me, con il piede giusto, per poi ritrovarsi subito in un baratro con il secondo, il terzo e anche in parte il quarto episodio. E nonostante il quinto si fosse un po' ripreso, personalmente, almeno mi ha dato l'impressione di essersi un po' ripresa la serie in quel momento, era comunque un episodio molto in stile Marvel, quindi un penultimo episodio che interrompeva la narrazione nel momento sbagliato, anche se qui viene presentata una roba importantissima. E poi il sesto episodio, l'ultimo, che reputo uno dei migliori episodi di una serie Marvel in assoluto. Parlando ovviamente delle serie MCU, non quelle Netflix, non altre. Ma andiamo con ordine. La recensione di oggi come sempre sarà divisa in due parti, la parte senza spoiler iniziale, poi con un avvertimento si passerà alla parte spoiler con tutti i dettagli, tutte magari anche le teorie per il futuro, anche se non voglio concentrarmi su questa cosa. Come primissima cosa vorrei dire che a me la prima stagione di Loki comunque non era dispiaciuta poi così tanto, anzi, tra tutte le serie uscite, contando Moon Knight, contando anche Miss Marvel in realtà, ma soprattutto She-Hulk, era una delle migliori. WandaVision per me non si batte e nemmeno in questo momento per me WandaVision è ancora al primo posto, però Loki sicuramente era al secondo. Questo con i vari rewatch in realtà, perché effettivamente nella recensione che trovate su YouTube della prima stagione dicevo che la serie era diventata la mia preferita nel contesto Marvel Studios. E no, WandaVision sta ancora là. La cosa che mi era piaciuta di più della prima stagione era sicuramente il connubio tra Mobius e Loki, interpretati rispettivamente da Owen Wilson e Tom Hiddleston, davvero bravissimi, divertentissimi e soprattutto la chimica tra i due era fantastica. Ma c'erano sfortunatamente diversi problemi di scrittura e l'ultimo episodio, che all'inizio mi aveva anche convinto in realtà, con vari rewatch ho avuto modo di rivalutarlo un po' in negativo, sia perché, come proprio il quinto, interrompe la narrazione della serie. È un po' strano da dire, ma effettivamente un ultimo episodio interrompe la narrazione di quella serie, ma non siamo comunque qui per parlare della prima stagione, perché è uscita la seconda, è finita la seconda, non ci sarà una terza. Mi sembra abbastanza ovvio, non dirò perché, non perché appunto siamo nella parte no spoiler, ma una terza non ci sarà, questa è l'ultima. E anche in questa seconda stagione ritornano il Loki e il Mobius che mi erano piaciuti tanto. Però cavolo se si nota che questa serie non doveva assolutamente andare così. Waldron non ha scritto la seconda stagione e si nota anche dal cambio di rotta istantaneo che la serie prende dall'ultima scena della prima stagione fino all'inizio di quest'altra. Era palese a tutti che nel finale della prima stagione fosse successa una certa cosa, ma qui dicono che ne è successa un'altra. Ed una cosa che non mi ha convinto tra l'altro tantissimo è che hanno deciso di spostare un po' l'occhio di bue su un altro pericolo, un altro problema che viene creato appunto in questa stagione, prima non frutto della retcon appunto, come inoltre diversi personaggi. Anche Obi fa parte della retcon enorme, però mi è piaciuto tantissimo. Anche se appunto solo nel primo e nel quinto episodio. Negli altri viene messo molto da parte. Parlando sempre di personaggi, mio dio ragazzi, X5 è uno dei personaggi più orribili mai scritti in un prodotto Marvel. Veramente insopportabile, ma non solo perché è stato scritto così. Secondo me c'è proprio un problema anche nella scrittura, per quanto idiota e quanto inutile questo personaggio. E parlando di inutilità, perché non citare Sylvie, che in questa stagione anche lei è davvero insopportabile. Speravo veramente che sul finale succedesse una cosa che viene ripetuta tantissime volte dallo stesso personaggio in un determinato contesto, perché veramente non ho sopportato nessuna delle scene in cui compare. Si capisce veramente che la sua storia fosse finita già nell'arco narrativo della prima stagione e che invece abbiano inserito qua il personaggio solo perché era piaciuto agli spettatori, ai fan, perché è veramente un di più e soprattutto ha dei dialoghi davvero raccapriccianti. E peggio ancora Loki che le va dietro senza farsi alcuna domanda, è un sottone in questa stagione. Veramente il loro rapporto è terribile. Victor Timely, che veniva già teaserato nella post-credit di Ant-Man and the Wasp Quantumania, è un altro personaggio orribile dell'MCU. Molto troppo stupido, direi. Però ho quasi apprezzato quello che ne stavano facendo fino a un certo punto, e anzi, sul finale hanno cercato di mantenere un po' di ambiguità su un qualcosa riguardo il suo legame con gli altri Kang, e con uno nello specifico, e quindi magari possiamo anche giustificare in un certo modo questa sua esagerazione nella recitazione. Anche se non voglio giustificarla al 100% perché davvero
qui Jonathan Majors, finora nell'MCU Jonathan Majors ha solo interpretato personaggi nel modo sbagliato. Per altri prodotti ho avuto modo di vederlo solo in Creed 3 e lì, nonostante qualche faccetta, è minaccioso da far paura, veramente. Perché questo enorme villain della Multiverse Saga, non credo che arriverà Dr. Doom a caso come dicono alcuni rumor, perché questo mega villain non fa paura a una mosca, o meglio a una formica visti alcuni precedenti? Se colui che rimane nella prima stagione aveva un'interpretazione e una caratterizzazione sopra le righe, beh, Timely diciamo che non è sopra le righe, è sopra i quadretti, sopra i quaderni, sopra la pellicola che ricopre i quaderni, ragazzi, veramente esagerato. E vogliamo parlare del suo rapporto con Miss Minute? Che piega inquietante ha preso quel personaggio? E no, non nel senso buono, assolutamente. Quindi appunto, il primo episodio mi era piaciuto. Anche una certa cosa che viene lasciata in sospeso fino al quinto, ma che è comunque prevedibilissima, mi era piaciuta. E viene anche chiusa decentemente. Piccola parentesi, fa morire da ridere il modo in cui cerchino di sponsorizzare qualsiasi cosa del McDonald's, ma vabbè. Secondo episodio, appunto, poi non mi era assolutamente piaciuto sia per il personaggio di Brad, di X5, mio Dio che schifo di personaggio, ma anche per come parte l'episodio, sembra che manchi un qualcosa al centro, tra il primo e il secondo. Loro sono già in missione come se fosse sempre stata questa la missione, prendere X5, boh. Il terzo episodio è poi quello in cui presentano appunto Victor Timely e no, assolutamente. Il quarto poi vede una costante salita, diciamo, verso il climax finale che, sì, è abbastanza prevedibile in realtà. Prima che succedesse la cosa, nel momento in cui stanno preparando il tutto, io dicevo continuamente ok, fate questo, fate questo, fate questo, state facendo questo, state facendo questo. Comunque, prima ho sbagliato a dirlo, la chiusura di quella certa cosa del primo episodio avviene in questo quarto, non nel quinto. Proprio perché il quinto in qualche modo sembra appunto uno stop alla narrazione. C'è un dietro front, diciamo, alla stessa e però mi è piaciuto. Anche se avrei preferito approfondissero un po' di robe in più, quello che succede sul finale, sì, mi ha convinto. E poi, infine, questo sesto episodio. Un inizio forse un po' troppo anticlimatico per quanto mi riguarda. Vista la caratura della situazione, probabilmente ci hanno giocato un po' troppo. E nonostante a metà episodio mi stesse venendo il timore che anche quest'ultimo episodio di Loki venisse trattato in modo così dialogato, diciamo, quasi proprio la stessa dinamica del finale della scorsa stagione. Nonostante questa paura, gli ultimi 20 minuti, ragazzi, mi hanno commosso tantissimo. E adesso, dopo più di 12 ore dalla visione del sesto episodio, posso dire che mi è piaciuto. Se invece dovessi dare un voto complessivo alla seconda stagione di Loki, probabilmente non la promuoverei, o forse una sufficienza sudata proprio per questo finale. Che in parte anche questo poteva essere prevedibile, io non ci sono arrivato in realtà, non ho pensato finisse in questo modo, ma la cosa che ho adorato di questo finale è la messa in scena. E soprattutto tutti i rimandi a ciò che significa questa cosa per Loki. Ultimamente, sfortunatamente direi, mi sono un po' allontanato dai Marvel Studios e, a parte vabbè, Guardiani della Galassia volume 3, quello è un caso a parte. La qualità va sempre scendendo, è notizia di questa mattina che il prossimo anno arriverà solo un film, ovvero Deadpool 3 a luglio 2024 appunto, e speriamo che questo sia un modo per cercare di quantificare meglio la qualità in un prodotto invece che quantificare solo la quantità. Però posso dire almeno in questa settimana, nei confronti dei Marvel Studios, un po' di interesse sta ricrescendo. La ramificazione che riguarda i Marvel Studios, che si trova in questo momento nel mio cervello, si sta riaffiorando. Lentamente ma lo sta facendo. The Marvels mi è piaciuto, ovviamente con tutti i problemi del caso. C'è la recensione su YouTube, io ho detto non è un film bello, ma mi sono sentito intrattenuto e divertito soprattutto, quindi per me va benissimo così, nonostante appunto tutti i problemi. E questo sesto episodio di Loki, ragazzi, mi ha veramente fatto ritornare un po' l'hype. Ed era da molto che non avevo hype, Guardiani della Galassia escluso, sempre, in ogni caso, per un prodotto Marvel. Stranamente non c'è una post-credit, ma capisco anche il motivo in parte. E ragazzi, ripeto, per me la stagione non è promossa, almeno non con una sufficienza piena. Però sono davvero tanto curioso e in hype di scoprire come andrà avanti la storia dei Kang, come andrà avanti la storia del multiverso in generale, che ora è totalmente cambiato. Non dico come, naturalmente, però
il futuro è totalmente modificato e spero che questa serie sia importante per il futuro dell'MCU. A me sembrerebbe importantissima per tutto ciò che viene presentato nell'ultimo episodio alla fine, perché poi è lì che succedono le cose. E niente, se non avete visto la seconda stagione di Loki, vi invito ad uscire da questa recensione perché gli spoiler inizieranno fra poco. Prima però vi invito come sempre a seguirmi su tutti gli altri social, i link sono tanto nella descrizione, tra Instagram, TikTok, X, l'ex Twitter, e Letterboxd, dove pubblico mini recensioni di film all'uscita dalla sala. E in descrizione trovate anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove ci sono tantissimi design per t-shirt, poster, calze, zaini, tazze, chi più ne ha più ne metta, davvero tantissima roba. E con il codice ilpensiero4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello, e queste calze vi costeranno solo 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Adesso vi saluto se non avete visto Loki, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. In questa parte in realtà vorrei solo parlare del sesto episodio, del finale, perché alla fine è quello che importa più a tutti, possiamo dirlo. Dico davvero, a metà episodio mi stavo spaventando che diventasse di nuovo il sesto episodio della prima stagione, quindi colui che rimane, che continua a parlare con Loki e basta. Ma fortunatamente si arriva agli ultimi 20 minuti e ragazzi, vi ripeto, ho avuto un sentore di pelle d'oca. Loki, che ha sempre avuto come primissimo obiettivo il sedersi sul trono di Asgard, o comunque su un trono, adesso si trova non su un trono, ma sul trono. Questa dinamica mi ha ricordato tantissimo il mito di Colapesce, che vi consiglio di andare a leggere. Quindi sì, in parte ho voluto anche chiudere un po' gli occhi su tutte le sottonaggini fatte da Loki nei confronti di Sylvie in questa stagione, perché bastava che lei aprisse bocca e lui subito a leccarle i piedi, a leccarle la coroncina, che qua non ha la coroncina con le corna. E a proposito di coroncina con le corna, ragazzi, la trasformazione, comunque la mutazione del vestito di Loki in questo nuovo costume, possiamo chiamarlo così perché non l'ha mai sfoggiato all'interno dell'MCU, che bella, quella scena mi è piaciuta tantissimo. Tom Hiddleston pazzesco, l'ho vista sia in originale che in italiano, in entrambi i casi comunque sempre buona, però in originale, ragazzi, Tom Hiddleston è davvero fantastico, lo ridico perché non avevo un altro aggettivo da poter dire, davvero fantastico, terza volta. Ricordiamo che questo Loki, almeno questo Loki fino alla fine del quinto episodio, è semplicemente quello che poche settimane prima, pochi giorni prima, stava conquistando New York, perché il Loki del 2012, tralasciando l'ultimo episodio in cui lui viaggia nel tempo per secoli per imparare tutte le cose della TVA e bla bla bla, fino a metà quinto episodio questo Loki si trovava prima a uccidere gente e a conquistare una città intera e poi tutto il mondo, e subito dopo a salvare il multiverso. Gli spettatori, tra cui io naturalmente, abbiamo un po' chiuso gli occhi su questa cosa, pensando un po' a questo Loki come una continuazione di quello di Infinity War, che era già bello e buono appunto. E anche i Marvel Studios hanno un po' cercato di utilizzare questa gabola. Ma va bene così, perché alla fine era questo l'obiettivo di Loki, di questo Loki. Dell'altro era quello di morire e basta. Questo Loki invece doveva appunto diventare il colapesce del multiverso. L'ultima inquadratura davvero da brividi, non solo per la scena in sé, non solo per l'espressione compiaciuta e triste allo stesso tempo di Tom Hiddleston, ma anche per la canzone, la musica di sottofondo mi è piaciuta tantissimo, e che parte nella scena in cui Mobius controlla la sua vita nella sacra linea temporale, o comunque nella biforcazione. Tra l'altro adesso effettivamente il multiverso è un albero, quindi le ramificazioni si possono chiamare ufficialmente rami, ramificazioni. E a proposito di Mobius, il background presentato in questo sesto episodio mi è piaciuto. Non sto parlando di Don, il vero Mobius sotto certi punti di vista, sto parlando del vero Mobius sotto altri punti di vista. Quello che abbiamo conosciuto finora nella TVA, anche se ovviamente c'è questo legame obbligatorio tra i due personaggi. Non parlerò ancora una volta di Sylvie, anche se ci sono un paio di scene che la coinvolgono, che mi sono piaciute, per esempio quella che c'è nel quinto episodio, prima che scompaiano tutti gli universi, in cui lei si teletrasporta perché sta vedendo che il suo universo si sta distruggendo, appunto. Quella è molto carina come scena, e anche quella in cui si dissolvono tutti, quando c'è la spaghettificazione di tutti i membri del nuovo team. Anche se era ovvio che non sarebbe andata a finire poi così, ho detto più volte un no preoccupato. Invece speravo che Sylvie a fine serie morisse, venisse uccisa proprio da Loki, questo sacrificio invece no, la lascia in vita. In questa seconda stagione veramente non l'ho sopportata. Come ho detto poi, c'è un po' di ambiguità su Victor Timely, perché la serie sembra far capire che
Adesso non ci sarà più colui che rimane, questo è sicuro, colui che rimane è morto e buonanotte. Però se Loki non avesse cambiato tutto, se Loki non si fosse messo alla fine del tempo a tenere il multiverso legato, Victor Timely a me sembra dover essere destinato comunque a diventare colui che rimane. Quindi colui che rimane nel passato, nel suo passato, è stato Victor Timely. Quindi il loop continuo dell'MCU si sarebbe chiuso se solo Loki non avesse fatto questa cosa. E in parte quindi voglio anche perdonare il comportamento pazzo fuori di testa di Victor Timely, perché appunto dovrebbe essere lo stesso personaggio che abbiamo visto anche in questa seconda stagione, appunto colui che rimane. Con il tempo, con la vecchiaia, magari un po' più maturo, ma anche in quel caso molto, molto faccettoso. Le faccette. Più faccette, Nando, più faccette. Per arrivare più o meno alla chiusura, credo che sia abbastanza ovvio che la Renslayer adesso è morta, uccisa da Alioth. Non credo che la rivedremo presto, anche perché in questa serie ha fatto veramente cose sì importanti, ma ha cambiato caratterizzazione un paio di volte, diventando anche un'assassina di massa. E boh, quella scena non l'ho capita, nonostante mi sia comunque non dispiaciuta, non voglio dire piaciuta. E mi dimentico sempre di parlare della CGI, ma ragazzi, questa serie ha una CGI molto 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 sopra la media in confronto agli ultimi prodotti della Marvel, compreso The Marvels. Non ci sono davvero grandi strafalcioni, anzi, probabilmente non ce n'è neanche uno visibile al 100% a prima vista. Si deve andare proprio a studiare l'inquadratura, la scena. E questo è comunque un punto a favore. Sicuramente avrei preferito anche una sceneggiatura un po' più solida nel centro, al centro della serie, ma per la prima volta, devo dirlo, ho avuto l'impressione di aver visto effettivamente una serie Marvel Studios e non un film allungato. Cosa che invece la prima stagione di Loki un po' era. Quindi, per finire questa recensione abbastanza corta in realtà sulla seconda stagione di Loki, ripeto, ancora una volta, sesto episodio sopra la media degli episodi Marvel, mi è piaciuto molto, ma la serie nel complesso, e metto nel calderone anche la prima stagione, non tantissimo, ma appunto tenendo in conto anche la prima stagione, forse il 6 lo prende e lo porta a casa, poi da vedere appunto dove è questa casa, visto che Loki non sa dov'è il suo posto solo perché glielo dice Sylvie. E ragazzi, se ho dimenticato a parlare di qualcosa fatemelo pur sapere con un commento qui sotto, perché effettivamente ci sono tantissime cose di cui parlare in una serie del genere che esce settimanalmente, tra l'altro, quindi c'è un po' più di roba che si ricorda, ma non in questi casi, non nel momento in cui se ne parla generalmente. E non dimenticate di farmi sapere cosa ne pensate voi, soprattutto del futuro anche di questa serie. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'ultimo episodio, della seconda stagione per intero, della serie per intero. Secondo me Loki lo rivedremo da qualche parte, probabilmente non in Deadpool 3, anche se lì Mobius dovrebbe comparire assieme alla TVA. È abbastanza certa come roba, non so se Mobius lo manterranno nello script finale oppure no. Fatto sta che Loki si rincontrerà con Thor sicuramente. Speriamo che per quel momento Thor sarà tornato, intelligente, con più di un neurone. Però sono davvero tanto curioso per il loro possibile incontro che avverrà, magari anche in Kang Dynasty. Non penso in Secret Wars, perché io vorrei che morissero entrambi sul finire di questa saga, da vedere appunto con l'importanza che Loki ha in questo momento, perché è letteralmente il dio del multiverso, non dell'universo. E niente, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, X, Letterboxd, dove ci sono le mini recensioni, c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, con diversi design per t-shirt, calze, poster, tazze, zaini, chi più ne ha più ne metta, davvero tantissima roba, codice il pensiero 4 per avere un paio di calze e supportare il mio canale. Vi dico ancora una volta di farmi sapere tutto con un commento qui sotto, cosa ne pensate della serie, cosa ne pensate dell'ultimo episodio, cosa pensate del futuro di Loki come personaggio e come MCU in generale. Secondo voi ci sarà qualche ricaduta, diciamo, in Deadpool 3, qualche citazione, quale citazioni a altri Kang ci sono già, persino al Kang orribile di Ant-Man and the Wasp Quantumania sul finale. Quindi in teoria si sta anche preparando qualcosa di importante per Kang Dynasty, per il futuro di questa multiverse saga, per la fine di questa multiverse saga. E io per adesso non vedo l'ora di vedere dove arriveranno, spero di mantenere questa voglia attiva e che non si spenga già con Deadpool 3. Un po' di probabilità ci sono, ma veramente spero dal profondo del cuore, dal profondo dell'hype, dal profondo della fannitudine, nuova parola aggiunta al vocabolario, l'essere fan della Marvel, che non
distruggano tutto con i prossimi film e le prossime serie. E ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!